Ciao, sono Roberta Cavallo, autrice dei 4 libri bestseller sull'infanzia più letti in Italia negli ultimi anni. Oggi voglio parlare con te di come fare per non arrabbiarti e anche come aiutare tuo figlio a spegnere la TV o a spegnere il tablet quando invece lui non ne vuole sapere. Iniziamo con la rabbia. A chi non è mai capitato, e credo che tu faccia parte di noi, a chi non è mai capitato di non arrabbiarsi, quindi di avere quelle sfuriate, quella roba che ti sale e ti viene proprio il nervoso, ti va il sangue alla testa, non solo con i figli, ma in generale, magari con un collega, col marito, con la moglie, con un genitore, insomma, chi più ne ha, più ne metta. Questo non è benefico per noi, innanzitutto come individui, ma soprattutto è molto deleterio per la relazione che abbiamo con il nostro figlio, perché dalla nostra calma, dalla nostra sicurezza, dal nostro self-control, nostro figlio ricava una grandissima fonte di sicurezza, di senso di equilibrio, di senso di fermezza. Quindi avere degli strumenti per evitare di arrabbiarsi può essere benefico anche per la vostra relazione. Quindi come fare per non arrabbiarsi? Anche questa volta, come sempre faccio, ti racconto, ti parlo di un qualcosa che non ho letto sui libri, che non ho studiato da qualche parte, ma che ho sperimentato e applicato nella pratica quotidiana. Devi sapere che anche io in passato mi arrabbiavo moltissimo, ero una persona molto rancorosa. Oggi quasi sembra impossibile vedere qualcuno che mi dice: ma Roberta, come fai a non arrabbiarti così con i bambini? Ma tu non perdi mai la calma? Ma è possibile che hai così sempre tante risorse? Io dico di sì, poi tra me penso, dovevi vedere una volta prima che di conoscere questi strumenti e prima di applicarli. Invece oggi posso dirti che a forza di metterli in pratica davvero non mi arrabbio più. Come fare allora per non arrabbiarsi? La prima grande presa di consapevolezza che, se vuoi, puoi fare, e ti invito veramente a prenderla in considerazione, è quella di fare un'inversione di rotta. Solitamente siamo convinti che quando ci arrabbiamo è sempre colpa di qualcun altro. Lui mi ha fatto arrabbiare, non ti sopporto perché non mi capisci, non ce la faccio più a stare con te perché sei troppo disordinato, adesso basta, la mamma l'hai proprio stancata dopo tutto quello che faccio per te, e via discorrendo. Quindi crediamo che la colpa della nostra rabbia sia di qualcun altro, che qualcuno provochi dentro di noi questa emozione. Voglio farti fare questa riflessione, che sicuramente ti è capitata di osservare in famiglia, con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, sul lavoro. Per esempio, a volte capita che ci siano delle cose che a te fanno infastidire tantissimo e che invece non smuovono per nulla tuo marito o tua moglie. Delle cose che a te mandano in bestia magari di tuo padre o di tua madre e che invece non scalfiscono per niente tuo fratello o tua sorella. Ci sono delle cose che temi, per cui ti agiti, per cui ti nervosisci sul lavoro, mentre invece non fanno una piega sul tuo vicino di scrivania. Bene, questo dovrebbe già iniziare a farti pensare. Infatti questo è proprio sinonimo del fatto che la rabbia è un qualcosa di esclusivamente nostro. Quando pensi che qualcuno ti faccia arrabbiare, in verità questo episodio, questo evento, questa persona sta semplicemente risvegliando dentro di te un qualcosa che già c'era prima. È come se mettessero il dito su una ferita già aperta, è come se riaprissero una ferita che in verità non si è mai completamente cicatrizzata. E adesso ti spiego meglio. Facciamo l'esempio di una litigata, di una discussione con tuo figlio. Tu ti arrabbi perché lui non è ordinato, non ha messo a posto la cameretta come tu gli avevi detto. Prendiamo questo esempio qui. Ti arrabbi, lo rimproveri, cominci a dire basta, non è possibile, senti l'affanno che sale, avresti voglia di dargli la sberla, la voce aumenta, ti senti accaldata, il cuore batte forte, insomma i tipici sintomi della rabbia. A questo punto che cosa devi fare se vuoi iniziare a non più arrabbiarti? Fermati un secondo.
anche solo un micro istante, piuttosto vai in cucina a prendere un bicchiere d'acqua, appoggiati un attimo al tavolo, di che devi andare un attimo a fare la pipì, se hai bisogno di concentrarti, ma ti posso assicurare che basta un secondo chiudere gli occhi, nel tempo sarà poi sempre più veloce, fermati. Fermati e invece di accusare l'altro, porta l'attenzione su di te e domandati, caspita, perché mi sto arrabbiando così tanto? Che cos'è dentro di me che mi fa così scattare? Cos'è che mi dà così fastidio? Cosa sta facendo mio figlio? Cosa ha fatto per farmi irritare così tanto? Questa è la prima domanda. Bisogna trovare la risposta, quindi inizia a farti qualche domanda. Cos'è che mi ha dato fastidio? Mi dà fastidio il disordine? Sì, forse. Forse mi dà più fastidio il fatto che non mi ascolti. Forse è questo, mi dà fastidio che non mi ascolta. Oppure è ancora un'altra la sfumatura. Mi dà fastidio non essere ascoltata, cioè mi dà fastidio che tutto quello che io dico a nessuno importa. Oppure ancora, la cosa in verità che mi infastidisce tanto è che in questo modo non mi sento una brava mamma, non mi sento un bravo papà, perché tutto quello che dico non porta a nessun effetto positivo. Fatti qualche domanda, impara a chiederti il perché, vai a diverse ipotesi e trova quella che dentro di te fa accendere una lucina, fa scattare qualcosa. Quella è la motivazione che fa il caso tuo. Quindi, chiudi un attimo gli occhi, fai un respiro profondo, gira la luce verso di te, chiedi a te stessa o a te stesso come mai mi sto arrabbiando, cos'è che mi dà così fastidio e cerca di trovare la tua motivazione profonda. Già soltanto questi due passaggi, se li metti in pratica, noterai che ti faranno raggiungere un ottimo risultato. Cioè, in automatico, se non ti giudichi, perché il rischio potrebbe essere che sì, in effetti mi sono arrabbiata perché questa cosa mi fa sentire un genitore non adeguato, scatta il giudizio. Ma che stupido che sono, vabbè, io faccio tutto quello che posso, vedi, mi arrabbio anche per questo, vedi, continuo a sentirmi una persona inadeguata anche nel mio mestiere di genitore, sono un buon a nulla, il rischio è questo. Invece no, l'importante è che tu non ti giudichi, ma che accogli anche il tuo bambino interiore. Per esempio, è vero, è proprio così, sto male. La cosa che mi fa scattare questa rabbia è non sentirmi ascoltata. Mi sento frustrata perché vorrei essere ascoltata e non lo sono. Mannaggia, è proprio questo. Senti come si muove dentro di me questo sentimento. Se fai questo, in automatico il livello di rabbia dentro di te senti che inizia a scendere. Inizia a scendere e finalmente ti apre le porte per essere più disponibile, più calma nei confronti di tuo figlio o nei confronti della persona con cui sei arrabbiata e quindi magari trovare delle soluzioni per risolvere la questione. Quindi orienta l'attenzione verso di te, chiediti la motivazione, trovala, fatti delle domande, non giudicarti ma accogliti. Questo serve per far scendere il livello di rabbia. In questa prima fase, in questa prima parte, la grande prova di coraggio è quella di riuscire a non dare la colpa agli altri, ma cercare di ascoltare la nostra responsabilità. Se vuoi ti puoi fermare qui, già solo questo basta per diminuire il tuo livello di rabbia. Se poi vuoi fare un passo ulteriore per andare a ricucire totalmente quella ferita e far sì che non si riapra ogni volta che non ti senti ascoltata o ascoltato, c'è un secondo passaggio da fare, una seconda fase, quindi cercare in autonomia, questo scrivitelo, cercare in autonomia di andare a ricucire quella mia ferita, quella mia vecchia ferita. È sempre possibile farlo. Tra l'altro è sempre possibile farlo senza andare per forza a rimangare nel passato continuamente. Allora, se vuoi, come inizia questa seconda fase? Se vuoi ti puoi chiedere perché non mi sento ascoltata? Forse c'è qualcuno in passato che non mi ascoltava, magari mia mamma, magari mio papà, forse avrei voluto essere ascoltata di più quando ero bambina. Quindi puoi farti, se vuoi, tutte queste domande che ti aiutano comunque a conoscere meglio te stessa o te stesso. Puoi fartele, se non vuoi fartele non importa, ma quello che da oggi dovrai fare, se il problema è mi arrabbio perché non mi sento ascoltata, è fare in modo di ascoltarti.
Sembra banale, sembra una cosa sciocca da dirsi, ma probabilmente il motivo per cui ti arrabbi, sì, tuo figlio non ti senti ascoltata da tuo figlio, forse non sei stata ascoltata o ascoltato quando eri bambina o bambino, ma il motivo per cui ti arrabbi ancora è probabilmente perché nel tempo hai imparato tu stesso o tu stessa a non ascoltarti. Quindi, se nelle prossime settimane inizierai a portare l'attenzione ad ascoltarti di più, a non, per esempio, a non giudicarti, a chiederti spesso come ti senti, a chiederti spesso che cosa avresti voglia di mangiare, se sei stanco, se sei comodo, se ti piace il vestito che hai addosso. Per esempio, una volta al giorno, magari la sera prima di andare a dormire, prendere un foglio e ascoltare le tue emozioni della giornata, quindi buttare giù quello che hai provato, i tuoi sentimenti, le belle o brutte esperienze che hai vissuto. Questo è un ottimo modo per far sì che i tuoi genitori interiori inizino ad ascoltare il tuo bambino interiore. In questo modo, nel tempo, la ferita si ricuce. E diventa molto più facile non arrabbiarti, anzi, no, quella cosa non ti darà proprio più fastidio perché in te non c'è più la ferita e non c'è più neppure la cicatrice. La stessa cosa vale se per esempio non ti senti un genitore adeguato. Magari hai imparato un modo inadeguato di essere genitore involontariamente dai tuoi genitori, da domani fai il possibile ogni giorno per fare qualcosa di positivo che rispetti la natura di tuo figlio, che ti faccia sentire un genitore che vale. Anche in questo modo sanerai la ferita. Provare per credere, sono certa che ti darà ottimi risultati, anche questa volta ti dico pazienza e perseveranza, perché i risultati si otterranno soltanto se ti applichi e se ti applichi con costanza. Non giudicarti se non ci riesci e riprovaci. Bene, veniamo adesso al secondo punto di oggi, che è quello come faccio a far spegnere la TV o il tablet a mio figlio che invece non ne vuole proprio sapere. Come si fa? Anche in questo caso dobbiamo farci una prima domanda. La prima domanda sono sempre i nostri classici perché. Dobbiamo domandare perché dobbiamo sempre andare alla motivazione, quindi dobbiamo chiederci perché non vuole staccarsi dalla TV? Perché ha così bisogno di guardare la televisione? Perché non vuole stare con me e preferisce la TV? Dobbiamo chiederci questo. Anche in questo caso le motivazioni sono tante, te ne dirò alcune. Oggi i bambini e i ragazzi molto spesso utilizzano televisione e tablet. Allora, da un lato vedono noi genitori che ci rilassiamo davanti al tablet e davanti alla TV. Quindi una prima cosa da mettere in pratica potrebbe essere, per esempio, quella di trovare altri modi per rilassarsi, come la lettura di una rivista, la lettura di un libro, distendersi 5 minuti sul divano con magari in sottofondo un po' di musica classica, un po' di musica leggera, dei rumori della natura. Oppure concedersi il sabato e la domenica di fare una bella passeggiata in campagna. In questo modo i bambini che imitano e che imparano dall'esempio ovviamente invertono la loro rotta. Ci sono anche delle altre motivazioni più profonde, più emotive. I bambini oggi utilizzano il tablet e la TV come sostituto emotivo. Noi abbiamo tanto da fare, siamo tanto presi dalle nostre cose, spesso non sappiamo qual è la maniera più efficace per interagire con loro. In automatico questo fa scattare nei nostri figli un senso di insoddisfazione, di non sto abbastanza con mamma, mamma e papà non stanno abbastanza con me, non mi danno abbastanza attenzione, non mi danno abbastanza amore, non mi danno abbastanza considerazione, riesco a compensarla perfettamente con la televisione o con il tablet. Quindi con questo strumento che in 10 minuti, mezz'ora, interagisce soltanto con me. Tutte queste cose colorate che si muovono, con cui io posso interagire, giocare, immaginarmi delle cose, se non posso farlo con mamma e papà, lo faccio con la TV. Quindi, la prima cosa che devi valutare è perché guarda così tanto la TV. Ha bisogno di attenzioni, sta imitando me, vuole farmi arrabbiare, sa che io mi arrabbio quando lui mi dice no, non la voglio spegnere, no, non voglio mollare il tablet, quindi lo fa per attirare la mia attenzione, inscenare una lotta di potere perché è l'unico modo che ha per contattarmi, per ricevere attenzioni da me. Ovviamente
Anche in questo caso, una volta trovata la motivazione, dovrai fare il possibile nei giorni successivi per cercare di sanare questo buco, di tappare questo buco, magari passare più tempo con lui, cercare di gestire meglio la relazione, trovare tu un altro modo per rilassarti come abbiamo visto prima. Nel frattempo, quindi mentre fai questo, mentre cerchi di sanare questa ferita, nell'immediato che cosa puoi fare? Puoi fare quelle due o tre cose che molto probabilmente definirai assurde e che molti già prima di te hanno definito assurde e incredibili, addirittura si sono rifiutati di metterle in pratica, poi presi dalla disperazione invece le hanno utilizzate con ottimi risultati. Ti sembrerà un po' strano quello che ti dirò, ma posso assicurarti che è stra efficace. I bambini, soprattutto se sono nella fase egocentrica da 0 a 7 anni, ma anche se sono un pochino più grandi e la fase egocentrica non l'hanno vissuta a pieno, hanno bisogno di percepire un senso di abbondanza. Hanno bisogno di sentire da mamma e papà comprensione, accettazione di quello che sono e di quello che vogliono. Quindi, come si risolve la TV? Anticipando il bisogno e facendo vivere al bambino un senso di abbondanza. Se quando lui arriva a casa da scuola non vede l'ora di piazzarsi davanti alla TV e solitamente mentre fa merenda o prima o dopo la guarda un quarto d'ora, mezz'ora, quello che è, anticipa il suo bisogno. Amore, adesso andiamo a casa! Allora, prima cosa, cartone. C'è il tuo cartone preferito. Dai, accendi! Accendi la TV, guardiamolo insieme, guardalo tranquillo. In questo modo, la prima volta, tuo figlio ti guarderà come dire: cavoli, forse sono salito sulla macchina sbagliata, questa non è la macchina di mamma o la macchina di papà. Poi invece capirà che sei tu e inizierà a capire che forse qualcosa sta cambiando. Quindi anticipagli il bisogno. Anche la sera, se mentre tu cucini lui guarda i cartoni, sii tu per prima a dirgli: amore, accendi la TV, guardala tranquillo. Quando devi fargliela spegnere, perché magari dovete ora di cena, perché magari è passata la mezz'ora e tu non vuoi che la guardi di più, comincia 10 minuti, un quarto d'ora prima, ad andare da lui a dirgli: ti piace questo cartone? Ah, che bello, che cosa sta succedendo? Raccontami, wow! Gli dai una carezza sulla testa e gli dici: guardalo pure tranquillo, guardalo ancora, c'è tempo, non ti preoccupare, mamma sta cucinando, ma tu guardalo pure tranquillo. Dopo 5 minuti vai di nuovo e gli dici: guardala pure serenamente, guarda, tra un pochino sarà pronta la cena, quindi dobbiamo poi spegnere e devi venire a mangiare, a fare cena con noi, ma adesso intanto guardalo tranquillo, quando poi mamma viene c'è tempo, allora poi insieme la spegniamo. Questo senso di abbondanza, questo senso soprattutto di non sentirsi giudicato, perché a lui piace guardare la TV, nel momento in cui tu lo accusi che la sta guardando troppo, lui si sente un bambino inadeguato. Se non vogliamo che la guardi troppo, dobbiamo fare quello che ti ho detto all'inizio. Nell'attimo contingente, invece, dobbiamo utilizzare questo tipo di comunicazione, perché non possiamo farlo sentire un bambino inadeguato. Quando scatta l'ora X, e quindi bisogna proprio spegnerla, già se avrai fatto così, il capriccio per spegnerla diminuirà moltissimo. Ma è probabile che le prime volte tuo figlio ancora cercherà di dirti: no, non la voglio spegnere ancora. Allora, in quel caso ti suggerisco comunque di rimanere fermo. Se tu hai detto che la TV si spegne, quindi non cedere. Spegni la TV, soltanto che cosa deve succedere? In te non ci deve essere rigidità. Basta, adesso la mamma ha detto che si spegne e si spegne, punto e stop. Piangi, fai quello che vuoi, non ne voglio sapere. Questo è da evitare. Spegni la TV e poi, come per i capricci, accogli la sua emozione. Non ti preoccupare se piange, sta sfogando una frustrazione. Si deve abituare a questa tua modalità comunicativa, ma posso garantirti che se tu manterrai la calma e riuscirai a essere comprensiva, anche lui capirà che sei disponibile, che le tue intenzioni sono buone e quindi anche in questo caso il capriccio diminuirà. Perché diminuirà e le volte prossime non succederà più? Perché tu gli avrai dato prima un grande senso di abbondanza, gli avrai detto di guardarla tutte le volte che vuole, di guardarla quanto vuole. Tu non sai quante volte mi è capitato, io l'ho sperimentato, so che funziona, ma quante volte le mamme mi hanno detto: non ci credevo, non ti avrei dato neanche 10 lire per questa cosa, avevo paura di dire a mio figlio
guarda la televisione quanto vuoi, e quindi di dare questo senso di abbondanza, perché io per prima nella mia infanzia non sono stata abituata, mi hanno sempre detto che in questo modo mi viziavano, e invece devo dirti che nel giro di una settimana, 10 giorni, 15 giorni, che posso dirti sono davvero pochissimi per risolvere una cosa di questo tipo, ebbene facendo in questo modo me la chiede sempre meno. La spegni prima, non fai più i capricci quando io dico adesso spegni. Ormai sono davvero tante le mamme che mi danno questa conferma per credere che insomma i passaggi avvengono nella maniera più corretta e nel rispetto della natura del bambino, insomma mi garantiscono che sono davvero efficaci, quindi ti suggerisco di provare. Quindi domandati come mai tuo figlio ha bisogno del tablet o ha bisogno della TV, se sei tu un esempio, se compensa qualche cosa, se vuole attivare con te una lotta di potere per sentirsi apprezzato, per sentirsi ascoltato o guardato. Dagli un senso di abbondanza, non essere inizialmente nemico della televisione, dagli il senso di abbondanza, fagliela vedere, guardatela insieme, addirittura anche all'inizio di più rispetto a quello che lui vorrebbe guardarla, rispetto a quanto lui vorrebbe vederla. Quando devi dirgli di spegnerla, inizia un pochino prima, sempre dandogli questo senso di abbondanza. Nel momento in cui dovete spegnerla, è probabile che lui non faccia nessun tipo di capriccio. Se le prime due o tre volte dovesse farlo, come per i capricci, accogli sempre con calma la sua emozione e non tergiversare. Se hai deciso che si spegne, perché in questo modo lui da te sentirà molto la coerenza. E poi fai di tutto per sanare sempre la motivazione di fondo. Bene, anche in questo caso provare per credere. Ti auguro di avere la pazienza e la costanza di metterlo in pratica per ottenere anche tu degli ottimi risultati. Che cosa vedremo nel prossimo video? Perché c'è un terzo video gratuito che ti aspetta. In questo video vedremo insieme come riuscire a farti ascoltare nell'ambito di regole e nell'ambito dei no da gestire, e poi vedremo anche insieme quali sono gli elementi che ti garantiscono di poter instaurare con tuo figlio la relazione ideale. Intanto per adesso ti ringrazio del tempo che hai trascorso con me e ci vediamo presto, alla prossima, ciao!